22 concerti tutti al Teatro Savoia di Campobasso dal 9 ottobre al 22 marzo. Una stagione intensa e piena di qualità, la 53esima, quella organizzata dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune Capoluogo e Regione e il sostegno, tra gli altri, della Fondazione Molise Cultura. A illustrare i contenuti della rassegna, proprio al Savoia, la direttrice artistica Antonella De Angelis. Noi ci riproviamo quest'anno con la 53esima stagione, che in buona sostanza riprende per l'80% i concerti della stagione scorsa, che sono stati poi appunto annullati per la pandemia. Quest'anno riproponiamo tanti dei concerti con insomma il filo conduttore di una proposta eterogenea negli stili, negli strumenti e nel tipo di artisti, con l'aggiunta di alcuni concerti con i quali la pianista Claire Guanxi, che è una pianista veramente di fama mondiale, come anche il pianista Giuseppe Albanese. E iniziamo sabato prossimo con l'orchestra di Antonio Vivaldi di Venezia e il solista Domenico Nordio. La cultura a Campobasso, ha detto la consigliera comunale alla cultura Paola Felice, è ripartita in sicurezza sin da giugno in modo programmato, fungendo da traino anche per le esperienze turistiche che hanno fatto registrare numeri interessanti su tutto il territorio. La cultura deve essere vista veramente come un welfare per le persone, cioè non è una questione commerciale, ma più che mai in questo momento veramente la bellezza può far risalire la speranza e riaprire proprio le emozioni veramente bloccate dalla paura della pandemia, per cui credere nella cultura significa credere nel poter fare bene a tutti quanti, interiormente, psicologicamente, intellettualmente.